In questi ultimi anni si è spesso sentito parlare di olio di palma e forse in molti sanno che la sua composizione in acidi grassi è simile a quella del burro, un grasso accusato di favorire la comparsa di malattie cardiocircolatorie. Ma pochi sono a conoscenza di uno studio italiano realizzato presso le università di Padova, Bari e Pisa in collaborazione con la Società Italiana di Diabetologia che conferma la presenza nell'olio di palma di una proteina, la P66SHC, in grado di distruggere le cellule del pancreas che producono l'insulina causando il diabete mellito di tipo 2 e di promuovere processi ossidativi e infiammatori. Assunto in piccole quantità, questo grasso vegetale non provocherebbe danni, ma il problema è che si trova ovunque: crackers, biscotti, cioccolate spalmabili, fette biscottate, merendine, cibi confezionati dolci e salati, gelati e molto ancora. Alla fine della giornata ne avrai assunta una quantità considerevole. Ma i danni alla salute sono solo uno degli aspetti negativi da prendere in considerazione. L'85% dell'olio di palma viene prodotto in Indonesia, nell'isola di Sumatra. Per fare spazio alle monocolture intensive, ogni anno viene distrutto 1 milione di ettari di foresta pluviale. Malesia, Papua Nuova Guinea, Filippine, Honduras, Brasile, Perù, Colombia, Camerun, Costa d'Avorio, Congo, Gabon, Uganda, Nigeria, Liberia, Senegal, Ghana, Sud America, Africa, Sud-est asiatico. Tre meravigliosi continenti dove poche ma potenti aziende divengono complici e responsabili di devastazioni terribili. Solo fra settembre e novembre 2015, 700.000 ettari di foresta sono scomparsi e a Sumatra, a questo ritmo, nel 2020 l'intero ecosistema pluviale non esisterà più. Incendi selvaggi e ruspe divorano l'habitat di oranghi, tigri, elefanti e rinoceronti, le principali vittime di questo immenso business. Spesso questi animali muoiono arsi vivi o avvelenati dai pesticidi usati nelle piantagioni che intossicano l'ambiente. Gli enormi incendi hanno fatto di Sumatra il terzo emettitore mondiale di anidride carbonica. Per fare spazio alle piantagioni di palme da olio, inoltre, le multinazionali coinvolte mettono in atto veri espropri forzati di popolazioni e tribù indigene, servendosi di pericolosi squadroni della morte. Ad esempio, dal 2009 fino ad oggi, in Honduras, 20.000 sono gli ettari sottratti alla gente, 3.500 le famiglie minacciate e 88 le persone uccise. Di fronte a tutto questo, il fatto che l'olio di palma faccia male alla salute forse passa in secondo piano. Dall'Indonesia all'Europa, l'olio di palma compie un viaggio lungo 13.000 chilometri che non lo rendono proprio un prodotto a chilometro zero. E un così lungo viaggio lo affronta non solo per finire nei cibi. Questo grasso vegetale viene usato anche nella cosmetica e nei prodotti per l'igiene personale, ma soprattutto per fare biocarburante. Com'è possibile che mentre milioni di esseri umani continuano a morire di fame, una fetta considerevole del territorio del nostro pianeta venga consumato per produrre carburante per autoveicoli? L'EPA, l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente, ha infatti escluso l'olio di palma dai combustibili ecosostenibili, poiché ha costi ambientali di produzione elevatissimi. Nel 2004, i protagonisti di questo lucroso business hanno creato l'RSPO, il marchio dell'olio di palma certificato come sostenibile. Questa tavola rotonda è un ente che cerca di coprire le ingiustizie e le azioni compiute a danno delle popolazioni locali dell'ambiente? Gli appezzamenti di terreno vengono acquistati legalmente? Davvero nessuno viene più sfrattato di forza? Nessun animale muore? Nessun albero è abbattuto? I membri dell'RSPO, nei loro discorsi, dimenticano di sottolineare una cosa fondamentale, ossia che solo il 17% della produzione mondiale di olio di palma è certificata e che i criteri per ottenere tale certificazione di sostenibilità li hanno definiti loro. Ma quindi l'olio di palma sostenibile esiste? Ci sono controlli ufficiali?
Il WWF e Greenpeace sono entrati a far parte di questa tavola rotonda per dare il loro contributo, ma in ogni caso la produzione di olio di palma è destinata ad aumentare. Sta diventando un olio insostituibile perché di facile lavorazione e multifunzionale. Come faranno a renderlo sostenibile al 100%? Un cittadino attivo è un cittadino consapevole che di fronte ad un 83% di un prodotto che continua a fare del male al nostro pianeta, deve fare la sua scelta. E c'è chi l'ha già fatta. Siamo sempre noi, l'esercito della protezione delle foreste e dei loro abitanti. E ora, ascoltateci! L'olio di palma fa male, si chiama anche cocco o vegetale. Per farlo, sai che succede? Intere foreste devono morire. Sai che cosa puoi fare? Se l'olio di palma un prodotto contiene assieme, ecco, dal greco oikos, uguale casa. La terra è un grande e meraviglioso ecosistema ed è casa nostra, l'unica che abbiamo. Tante parole per compiere poi solo pochi gesti. Impariamo allora a fare la spesa e guardiamo che tra gli ingredienti dei cibi non ci sia l'olio di palma, anche detto olio o grasso vegetale o olio di cocco. Guardiamo inoltre che tra gli ingredienti di detergenti, saponi, prodotti da bagno e cosmetici non ci siano le parole palmitate, palmitic, palmitil, palmolein, lauril, lauret, sterate, steric o vegetable glyceryl, altri nomi sotto i quali si nasconde l'olio accusato. Usiamo borse di stoffa per fare la spesa. Per bucato e lavastoviglie compriamo detersivi vegetali al 100%, completamente biodegradabili. Spegniamo la luce quando non serve. Non sprechiamo l'acqua mentre ci laviamo i denti o siamo sotto la doccia. Andiamo in bicicletta o a piedi se l'auto non è indispensabile. Separiamo e ricicliamo tutto il possibile. Ora, anche tu fai parte dell'esercito per la protezione delle foreste e dei suoi abitanti. Grazie.